E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma del Raid. Sto parlando più precisamente del ricognizione del Raid Nessun Sentimento. Ricognizione che ho droppato ben due volte e ben due volte God Roll, o perlomeno con il prodigio già fatto da Bungie, e di cui quindi andremo subito a vedere i perk. Innanzitutto ha un telaio di precisione, quindi il rinculo di quest'arma ha un'oscillazione verticale più prevedibile. Due tipi di mirino, RDS di Mairen, mirino leggero zoom ridotto che aumenta la maneggevolezza e anche la gittata, e lenti di precisione di Satu, un'ottica di precisione a zoom esteso che aumenta notevolmente la gittata e riduce però la maneggevolezza. È strano, ma ho preferito mettere le lenti di precisione di Satu, che sono quindi a zoom esteso, e dopo andremo anche a vedere per quale motivo. Dopodiché abbiamo un caricatore aggiuntivo, quindi il caricatore di quest'arma è progettato per una capacità maggiore, aumentando quindi il caricatore, e i perk peculiari sono sistema di autofuoco, tenere premuto il grilletto permette di sparare in modalità automatica, e momento zen, causare danni con quest'arma ne aumenta la stabilità. Devo dire una accoppiata molto molto interessante e anche abbastanza utile, ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, Altare Ardente, devo dire buona mappa per questo tipo di arma, e adesso andiamo subito a vedere che tipo di arma è, perché è una ricognizione a 180 colpi al minuto, quindi abbastanza ad alta cadenza, e devo dire che il fuoco automatico è veramente... E devo dire, dicevo, che il fuoco automatico è abbastanza utile, perché comunque avendo questa cadenza che non è altissima ma non è nemmeno bassa, si riescono a mettere in fila 4 colpi in testa, che è il minimo che bisogna fare per uccidere. Ok, allora, vedete che è un'arma che comunque va utilizzata dalle lunghe distanze, perché è un ricognizione molto molto buono dalle lunghe distanze, ma dalle corte, come avete visto, non si riesce a fare granché. Dalle lunghe distanze ci basterà mettere 4 colpi in testa e la kill è assicurata. Mentre dalle corte, soprattutto con questo mirino in particolare, si fa veramente molta molta fatica. Penso che comunque in questo gameplay accompagnerò l'arma con una mitraglietta, ovvero la Colberry in questo caso, perché è veramente molto ma molto difficile utilizzare dalle corte distanze, quindi poi il risultato potrebbe andare a essere rovinato, diciamo, dal fatto che utilizzo solo questa. Ok, questi erano in due. Vedete che già dalle medie distanze si fa veramente fatica a riuscire a mettere colpi in testa. Il problema è che appunto serve un'arma che riesca a compensare questa sua pecca. Come tipo di ricognizione, per intenderci, è molto simile al coniglio di Giada. Ovviamente il coniglio di Giada, sia per il fatto che è esotico, sia per probabilmente il rinculo, il mirino e il prodigio che ha, è nettamente migliore. Oddio, grazie amico. L'arma però devo dire che non se la cava nemmeno male. Questo God Roll è abbastanza utile, considerando che il fuoco automatico si usa abbastanza spesso ed è anche comodo. In più, con momento zen, mettere 4 colpi in testa di fila non è per niente difficile. L'unica appunto pecca è il fatto che va utilizzata da queste distanze abbastanza scomode. Anche se comunque sono distanze da cui fa veramente il suo lavoro, lo fa anche molto molto bene. Vabbè, vedete che comunque dalle sue distanze il suo lavoro lo fa molto molto bene. Poi ci stanno quelli che pushano col cannone a trazione e la cosa si fa diversa. Data questa sua caratteristica, l'arma va per forza accompagnata con qualcosa che riesca a compensare. Io adesso ho messo un Huckleberry, che comunque è una mitraglietta ad alta gittata, diciamo, nel senso che per essere una mitraglietta spara abbastanza lontano. Però magari forse potrebbe essere più appropriato un automatico, come per esempio un Primus Albino o un Ross Lysis, che diciamo sono automatici che riescono ad arrivare dalle medie distanze, ma comunque anche dalle corte non se la cavano per niente male. Certo, comunque sono distanze, come avete visto, da cui si riesce a utilizzare molto bene anche un cecchino. Quindi sta a voi decidere se utilizzare un cecchino oppure questo tipo di arma, che comunque
ovviamente rispetto a un check-in, a un talent to kill minore. Maggiore, scusate. Ok, abbiamo vinto, non ho giocato particolarmente bene considerando che le prime 5 morti non ho fatto una kill, mi hanno pushato tutti col pompa. Comunque, andiamo subito a vedere in questa seconda partita cosa riusciamo a fare, spero un attimo di organizzarmi un po' meglio. Ok, questo bene o male dovrebbe essere lo spazio di gunfight in cui l'arma se la cava un po' meglio. Ora, sono che questo è scarso col cecchino, non mi ha preso. Ok, ho preso tipo sempre al corpo, quindi questa è comunque anche l'unica difficoltà dell'arma, che appunto già accorciando di poco poco le distanze si trova abbastanza in difficoltà nel prendere in testa. Vedete, dalle corte distanze non si riesce proprio a usare, cioè questa non era nemmeno una corta distanza, era una media. Quindi va necessariamente accompagnata con un'arma che riesca a compensare, perché dalle sue distanze è molto buona. Il problema è appunto questa cosa. Magari con un mirino in realtà che zoomi di meno, come per esempio l'altro, quello di Merin, si riesce a sopravvivere in qualche modo anche in certe situazioni. Il problema è che io ho preferito mettere questo perché dalle lunghe distanze, molto lunghe, riesco a essere molto più preciso. Dicevo, riesco ad essere molto più preciso e di conseguenza velocizzare di molto il gunfight. Oh, esplodi. E qui sono morto. Invece no. Quindi in realtà sta anche a voi la scelta tra questi due stili di gioco, se preferire andare sul sicuro con il mirino a ottica elevata, quindi dalle lunghissime distanze, oppure faticare un attimino di più e però scegliere il mirino quindi a corta distanza, che ci riesce a far salvare anche magari in situazioni un pochino più avvicinate. Anche perché poi comunque magari dalle corte distanze potremmo provare un no-scope. Il problema è che rimane molto difficile lo stesso. Vabbè, soprattutto contro uno con un mitraglione che è morto lo stesso, chissà come. Una pippa storica. In generale comunque le ricognizioni dei raid sono sempre uguali. Sia il cospiratore che il trasfigurazione che questo hanno sempre questa cosa che se la giocano dalle lunghe distanze. Okay. Vedete che poi mettere 4 colpi in testa è veramente molto molto facile. E si riesce a fare anche in un tempo abbastanza limitato. Guardate questo fan di onde. Ok, abbiamo vinto e in realtà non penso di aver giocato chissà quanto bene, ma il problema rimane sempre quello. No vabbè, invece ho giocato meglio di prima, non particolarmente bene, però nemmeno malissimo. Ok, quindi in generale l'arma non se la cava malissimo, dalle lunghissime distanze, lunghissime distanze, fa veramente il suo lavoro e lo fa molto molto bene. L'unica appunto pack è quello che è il fatto che bisogna accompagnarla con qualcosa che riesca a compensare. Quindi, come ho già detto, magari con un automatico come un Primus Albino, un Ross Lysis, che dalle medie distanze se la cavano molto bene e allungando un po' riusciamo magari ad avere una piccola pecca, però anche dalle corte comunque riescono a recuperare. In ogni caso io rispetto a questo tipo di arma preferirei utilizzare un cecchino, magari un arco, quindi non è proprio il mio tipo di arma preferito, ma questa comunque è una cosa soggettiva. Quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tradissima seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Sono Gaul, per la tua luce.